Benvenuto compadre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un altro angolo del convento dei frati minori cappuccini per raccontarvi una vostra storia. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica a cui inviare la vostra testimonianza. Molti di voi ci raccontano che le testimonianze non arrivano o comunque non avete risposta. Ecco, è il momento giusto per inoltrare nuovamente la vostra testimonianza. Sicuramente sarà finita nello spam. Ecco, dateci l'opportunità di leggere e raccontare, condividere le vostre testimonianze, come Anna Maria. Anna Maria, 54 anni, residente nella provincia di Benevento, Anna Maria De Pasquale, racconta questa sua esperienza legata a Padre Pio. Fin da bambina viene introdotta alla devozione a San Pio grazie alla straordinaria fede del papà, della nonna. Ricorda con grande emozione che il papà raccontava sempre l'incontro che ebbe con Padre Pio. Ecco, questo sguardo, enfatizzava questo sguardo che gli trasmetteva serenità. Vivere poi vicino a Pietrelcina consente ad Anna Maria di visitare spesso i luoghi natali di Padre Pio, rafforzando così la sua devozione. Organizza viaggi per parenti, amici, conoscenti, condividendo con loro tutti i vari momenti di autenticità. Ogni persona che ho conosciuto, organizzando anche comitive di amici, le ho portate sempre in visita a Pietrelcina, racconta Anna Maria. La vita di Anna Maria è costellata da prove difficili, ma lei racconta: grazie anche a mio papà le ho superate tutte. Da mamma affronta avversità per il bene del figlio Gabriele in memoria del padre. Io sono riuscita, dice, grazie a San Pio, a superare tutta l'amarezza della difficoltà, e lo afferma con gratitudine. Nel giugno del 2023, durante una passeggiata a Pietrelcina con un'amica, Anna Maria vive una esperienza particolare. Sente un profumo intenso, in una stradina dove non ci sono né fiori né tantomeno negozi aperti. Anche la mia amica racconta, lo sente, lo percepisce, ci guardiamo incredule entrambe negli occhi. Da quel momento inizia così a sentirsi meglio, recupera pian piano le forze. Per lei questo è un vero e proprio miracolo per la sua vita. Ogni volta che ricorda quell'esperienza si commuove, sentendo così che qualcosa di importante è accaduto nella sua vita. In quel momento lei riesce sempre ad aggrapparsi al Signore, confidare in Lui e chiedere l'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina. E ogni volta che ricorda questa esperienza Anna Maria si commuove, sentendo che così da quel giorno qualcosa è cambiato, le fa affrontare la vita diversamente, anche le problematiche di suo figlio, e lo stesso Padre Pio le dà la forza di aggrapparsi e confidare, affidarsi al Signore.